Oggi saluto queste tre persone qui. Ragazzi, se volete essere salutati dovete condividere il video, lasciare like e accendere la campanella. E dopodiché scrivere nei commenti fatto. Bella raga, bentornati in questo nuovo video. Oggi ragazzi siamo tornati nelle costruzioni segrete. Il video più popolare del canale ragazzi riguarda appunto queste costruzioni segrete qui. E ha fatto ben 13 milioni di visualizzazioni. Oggi comunque siamo qui con delle costruzioni segrete sulla 1.14.2. Iniziamo subito. Allora ragazzi, iniziamo subito con fare delle gabbiette per i pappagalli. Questa costruzione ragazzi mi piace davvero davvero un casino, perché cioè ora vi faccio vedere, sembrano davvero delle gabbiette di pappagalli dove potete mettere i vostri pappagalli a sedere e li lasciate sempre lì. Ci mettete delle barre del land in questa posizione qui, poi ci piazzate una slab nella parte superiore di un blocco più sotto e poi l'impalcatura sopra. Come vedete questa sarà la gabbiettina. Ora ragazzi dovete mettere il pappagallo qui dentro. Ops, ragazzi, allora, non dovete addomesticare i pappagalli con i biscotti. Perché mi ricordavo che si addomesticavano con i biscotti? Quindi dovrete prendere dei semi, li addomesticate. Allora, li fate scendere qui e poi ci piazzate il blocco sopra. E come vedete il pappagallo rimarrà sempre lì perché voi l'avete messo a sedere. E ragazzi, è davvero davvero carina come cosa, come abbellimento. Secondo me ci sta davvero davvero un casino. Andiamo alla seconda costruzione. Ok ragazzi, per questa costruzione vi servirà della lana nera, del cancellato... Com'è che si chiama? Cancelletto di quercia, ok. Poi pulsante di pietra, la mola, un pistone, una torcia di redstone e una testa di scheletro di wither. Iniziamo ragazzi. Per prima cosa scavate due blocchi, poi piazzate la torcia di redstone e sopra ci mettete il pistone, che verrà direttamente alzato. Sul pistone ragazzi poi mettete due blocchi in questo modo, e dietro il pistone dovrete mettere il cancelletto aperto in questo modo. Poi mettete due bottoni in questo modo qui, e sopra la macchinetta dovrete mettere le due mole in questo modo qui, e poi la testa davanti. Come potete vedere ragazzi, forse l'avrete capito, questo è un proiettore cinematografico di quelli vecchi, e secondo me ragazzi davvero è da un botto bello. Ora passiamo alla terza costruzione. Allora ragazzi, per questa costruzione vi servirà un leggio, un blocco a caso, un blocco che volete voi, vi servirà del fuoco dal campo, un forno fusorio e dei binari. Iniziate ragazzi col mettere due forni fusori in questo modo qui. Poi mettete dei blocchi in questo modo e dei blocchi dietro. Questa ragazzi sarà una simil cucina. Poi qua sopra dovrete mettere in questo modo qui dei blocchi. Ora qui dovrete mettere i leggi, non in questo modo qui, ma dovrete andare dietro e metterli così. Poi questo lo togliete e questo ragazzi sarà la parte che aspira tutto il fumo. Ora ragazzi voi direte, ma dov'è il fumo? Guardate, si piazzano le rotaie in questo modo come se fosse un piano cottura, e poi si piazza il fuoco da campo qui sotto, e così ci sarà il fumo ragazzi, ed è davvero una figata. Comunque se il fumo vi sembra troppo potete fare questa roba qui, andare sotto di un altro blocco e scavare due blocchi e piazzare un blocco sopra. In questo modo ragazzi salirà poco fumo, come vedete, ogni tanto ne salirà proprio poco, non come prima che stava salendo proprio una nube di fumo, ma ne salirà poco, in questo modo proprio da sembrare come se si stesse cuocendo qualcosa. E anche questa ragazzi è davvero una costruzione molto molto carina. Ok ragazzi, l'altra costruzione sarà questa qui, guardate, sarebbe un orologio con la campana. Iniziate col piazzare delle porte in questa posizione qui, poi prendete un blocco di legno di assi di quercia scura, lo piazzate qui sotto. Poi ragazzi andate a mettere una fence in questo modo e una campana lì sotto. Ora dovrete fare così, prendere una botola di quercia scura e piazzarla qui sopra in questo modo. Per mettere anche tipo un orologio carino, prendete un orologio, prendete una cornice e un orologio e li piazzate così. E così ragazzi sembrerà uno di quegli orologi antichi dove c'è la campana che suona a ogni ora e l'ora che viene segnata su questo orologio qui. E anche questo ragazzi è davvero davvero carino. Niente ragazzi, il video è finito qui. Spero vi sia piaciuto. Se così è stato lasciate un bel like, condividete il video, accendete la campanella se non l'avete ancora accesa e ovviamente iscrivetevi. Noi ci vediamo in un prossimo video. Bella ragazzi, ciao!